Ha portato la sua arte culinaria nelle cucine degli italiani, partecipando a numerose trasmissioni televisive, proponendo un mix di semplicità e tradizione. Il cuoco umbro Gianfranco Vissani, che è anche ristoratore e gastronomo, ospite a San Cataldo per un altro appuntamento della manifestazione L'Ancora e l'Aquilone, organizzato dall'Associazione Nuova Civiltà. Autore di libri e ricette di cucina, ha preparato per i buongustai che hanno partecipato piatti prelibati, puntando soprattutto su prodotti e gusti locali. Io ho mandato giù menù ripescando i prodotti locali e poi vedo che Cristina con l'egiziano, questi ragazzi stanno facendo, così magari vago io, perché vago, però lo stanno facendo in modo egregio e devo dirti buon per loro. Ma io dico sempre che i tempi di oggi, la velocità del tempo di oggi è una distruzione della cucina. Oggi succedono tante di quelle cose, ma è come l'amore, non cambia mai la cucina. Noi siamo un popolo mediterraneo, un popolo molto caldo, un popolo molto intrinseco, un popolo che ha dato una cultura spietata. Sai, in questo secolo è stato due guerre mondiali, il boom economico, non abbiamo badato alla cucina. Oggi la cucina ha preso, come diceva il mio amico Sandro Ciotti, quando nel dopoguerra il calcio si è allargato a macchia d'olio. Oggi posso dire che la cucina si è allargata a macchia d'olio. Siamo attenti a questi fenomeni che escono continuamente con queste tecniche, basse temperature, azoti, CO2. E non è che ho detto, ecco, vedi, la mia parola anticipa questo, quando io dico che la velocità oggi di questo mondo è la distruzione della nostra cucina, dei nostri interessi, della nostra storia. E coloro che verranno dopo di noi, essendo degli affittuari su questo mondo, dobbiamo lasciare il senso. Come è stato accolto qui a San Cataldo? Bene, carini, questi ragazzi sono molto carini, molto affettuosi. Certo, siamo nell'entroterra della Sicilia, un angolo così, ma poi la Sicilia, signori, cosa devo dirvi? È il massimo dell'isola a livello mondiale. Questa terra che un po', come si dice, un po', come si può dire, è proprio carica di storia, di aragonesi, di normanni, di spagnoli, di tutto e di più sono stati qui dentro. E questo ha avuto anche influenza nel gusto. E come no, gli arabi, cioè qui c'è stata veramente un'influenza, un incrocio da destra a sinistra e come i venti. Però hanno portato anche il benessere in tutto il territorio italiano.